Buongiorno ragazzi, allora presto che tardi, oggi siamo in odore di donuts, ieri ho stampato le due color legno che poi in realtà è color biscotto, adesso stavo stampando un'altra cosa perché mi sono accorto in realtà di avere un problema con l'armadio col filament rack, non è un problema tecnico, è proprio un problema oggettivo. Prima di farvi vedere le donuts e farvi vedere a cosa stavo lavorando stamattina, vi dico qual è il problema, due problemi ha il filament rack. Uno, tutte le volte che devo andare a capire, tipo questo, è PLA, PLA Plus, non lo so. Questo cos'è? Quest'altro? Boh, i colori li vedo, ma non so mai che materiale sono e non posso dividere le scansie per ognuno, anche perché ne ho molti più di uno e molti più dell'altro, quindi ci vuole un'identificazione. L'altro problema è il filo che sporge. Il filo che sporge infilato nel foro fatto apposta per ospitare il filo fa sì che le bobine mi rimangano distanziate e si deformi anche il filo. Quindi ho stampato, molto banalmente, una clippettina così, che in teoria deve andare ad agganciarsi sul fianco della bobina e poi la sua etichettina figlia di quelle che ci sono là, ok? Dove però mi serve solamente mettere il materiale. Stavo verificando gli incastri per capire se effettivamente potesse andare bene. E l'incastro effettivamente va bene, incastro che esiste solamente perché l'etichetta è stampata in un verso e questo è stampato nell'altro, per cui posso anche mettergli un punto di corda, tanto io a questi devo mettere solamente questi nomi qua, non è che devo mettere anche il colore, anche perché il colore lo vedo, e poi vedere se questo incastro va bene. Allora lo provo su uno di questi, anche se poi in realtà non andrà qua, perfetto. Quindi l'idea è una clippettina e poi nel foro va dentro il filamento, così almeno non mi sporge più di fianco. Sto parlando ovviamente dell'armadio, questi qua non sono da mettere qua, che se poi gira tutto, anzi magari qua si può fare un supportino per lasciarli sopra qua. Quindi in quelle della Sunlu va bene, quelle della bambù sono un po' più spesse, però direi che va bene uguale. Altre? Diverse ancora? Ma abbiamo questa qua delle Sun in cartone, che però se va bene in tutto va bene anche in questo. Ecco, vediamo subito. Si sfila da qua e si va a infilare direttamente, se riesco a infilarlo, nel foro. Ok, sì, bisogna magari aumentare un pochettino il foro, però l'idea c'è, così almeno li vedo al volo, perché continuo a tirare fuori per capire, tipo questo qua era Strongman, ecco, questo qua infatti era Strongman. Infatti la bobina così rimane ordinata, il cavo rimane ordinato, cioè, beh, facciamo l'esempio con questa che sporgeva veramente a fastidio, perché poi non compaiono sempre nel punto giusto i fori, ce ne sono ogni tot e sono sfalsati, tipo ecco, tipo qua e qua, però mi rompe. Infatti fatene dentro il filo ed è perfetta così, così mi rompe. Poi questo qua non è PLA basic, però fa niente, va bene, bisogna stamparne solamente la marea, soprattutto di queste qua dentro, però è tutta roba che fa in notturna. Allora vi faccio vedere le donuts, che poi oggi vediamo come metterle assieme, ma prima di fare le donuts, che non è un lavoro molto lungo creare il prodotto definitivo, vi faccio vedere solo la finitura, il colore e l'errore che ho fatto nel farle, errore che mi terrò perché tanto per il prodotto è capire tempi, costi, cioè è uguale, e poi vi faccio vedere a cosa stavo lavorando in realtà, perché lì ho un po' più di problemi. Eccole qua le nostre donuts biscottate, una scura e una chiara con il loro mette a fuoco, i loro fuzzi, perfetto. Allora le tolleranze sono giuste perché vanno dentro perfettamente tutte le rondelle, mi lasciano lo spazio anche per la colla, e poi per chiudere adesso penseremo a un jig, qualcosa che ci faccia andare a registro la chiusura. Il taglio, per quanto poco visibile una volta sigillato, verrà comunque coperto tutto dalla glassa sopra, non è un problema. L'errore dov'è? Vediamo chi becca l'errore. Che errore ho fatto in queste? Ho settato di fare il fuzzi solo sul contour e non il contour and hole, che l'avrebbe fatto anche dentro, come poi l'avevo fatto nella prova, che è più giusto, perché comunque la glassa collerà dentro, ma lì si deve vedere il fuzzi. Per la prova non gliene frega niente assolutamente a nessuno, perché tanto devo solo verificare tempi di assemblaggio e costi di produzione, quindi va benissimo così. Poi ho già modificato il file, ora vedo di capire come fare un jig per metterla assieme, così testiamo anche quello e vediamo quanto è rapido, ma vi faccio vedere prima a cosa stavo lavorando, che poi è sempre una donuts ma in formato
tipo gigante. Allora, come avevo detto settimana scorsa quando avevo iniziato il lavoro delle donuts, stavo pensando di fare una donut gigante. Ora io vi faccio vedere la variante della donut gigante, sempre in Fusion, che sembra sostanzialmente la stessa donut, ma in realtà cambia tutto, cioè proprio l'ingegnerizzazione di come è fatta cambia totalmente rispetto a questa. Quello che cambia soprattutto è come ho eseguito la glassa, che l'ho resa molto più morbida nelle forme. Sono riuscito a farla, nonostante derivi da una forma geometrica, a farla rimborsare sotto, a farla comportare proprio come si comporta una glassa che va sopra a colare. Non un lavoro facile con un file di modellazione come con un programma di modellazione come Fusion 360 e non con un programma come Rhinos, che è molto più facile perché vai a modellare, ma io purtroppo so usare solo Fusion 360. Quello che manca ancora in realtà alla glassa sono tutte le codette, tutte le cose che vanno sopra, che non verranno usati i bottoni, perché questa qua è pensata per presa essere messa su Maker World e farla scaricare, e uno se la stampa as is così com'è. Quello che mi sta un po' incasinando sono i tempi di produzione, che sono veramente vasti ed enormi. Più che altro sto cercando di capire come ingegnerizzare l'aggancio del tappo, perché questo è un coperchio. L'idea è fare un centro tavola porta caramelle che si va a aprire così, quindi rimane una bull così centro tavola. Quindi di fatto l'incastro, dato che non voglio usare magneti, non voglio usare porcate, non voglio niente che sporga dentro, che occupi spazio che potrebbe essere dedicato alle caramelle, perché il bello sarebbe aprire il tappo e vedere che comunque il contenuto sporge oltre la mezzeria, oltre il taglio della base. Quindi ho pensato di fare semplicemente una cosa così. Questa qua, vediamo se riesco a farvela vedere. Questa qua è fatta così, cioè c'è una parte stampata che è glassa più parte sopra della donuts, e tutta la glassa che sporge in realtà non fa altro che da incastro per essere messa sulla parte sotto della donuts. Quindi può ruotare ma non può muoversi, perché sia dal lato che dall'altro che da tutti i lati c'è l'incastro perfetto che lo fa appoggiare nella posizione giusta. Poi qui non serve in realtà un incastro, un tipo di giunzione nascosta come stiamo cercando di fare in questa qua, perché questa qua è proprio una scatola, quindi di fatto il coperchio si vede. Il problema non è tanto nei tempi di produzione del sotto, che viene prodotto girato esattamente come veniva prodotta girata questa, solo a un'altra sezione, biblici, ma ok, non c'è problema. Il tempi di produzione sta in questi. Fare il bicolor di questo porta via un sacco di tempo. Questa in più è cava dentro, ovviamente. Mancano ancora le codette. Quindi, o le codette si fa... Poi a me piacerebbe fare... Faccio sempre due file. Per chi ha il multicolore e per chi no. Quindi fare due lavorazioni diverse. Per cui ci stavo dedicando un po' di tempo. Però adesso lo pianto qua, anche perché sennò non riesco a fare in tempo a fare le prove per questa qua. Più che altro voglio capire come fare il jig che mi permette di metterla sopra nella posizione corretta. È questo che voglio studiare stamattina prima di fare la prova di montaggio. Per cui, siccome sicuramente non la mando in stampa oggi, io direi che quello che faccio ora è iniziare a mandare in stampa un batch di queste qua, tipo queste qua ne mando in stampa tipo una tonnellata. Queste qua poi tanto devo invece farle, devo farle a parte, perché vanno personalizzate le scrittine sempre personalizzate in orca. E queste qua gli diciamo semplicemente di fare un lo riempie tutto, sì, riempie proprio a cazzo, però va bene, lo riempie tutto, mando in stampa, se anche ci mette 9 ore basta. Mando in stampa questo, mi faccio un caffè e studiamo il jig per questa roba qua, che può essere fatto in vari modi, ma ce ne deve essere uno che secondo me è più intelligente. Allora, è dal primo giorno, da quando parlo di queste donuts e dell'assemblaggio, che mi proponete idee assurdamente complicate, ma proprio assurde. La maggior parte di voi punta a un jig interno. Qualcosa di interno da infilare, un perno, un cilindro, qualcosa per far andare questa a registro. Quello che vi sfugge è che questo non è un cilindro con un foro, ragazzi, è un toroide. Quindi la parte che c'è lì è, anche se di poco, più spessa nella parte alta, è più larga, il diametro qua è diverso dal diametro lì. E quindi non è molto, vedete che è più piccolo,
soprattutto va a rastremarsi, quindi non è che una roba interna è più facile. Qualcuno allora mi ha proposto un cono sotto e un cono sopra con due dadi in modo che vada a registro. A casa mia la cosa è semplicissima, poi magari sbaglio, però secondo me bisogna puntare a un gig esterno, qualcosa che vada all'esterno e mi restituisca esattamente la misura dove mettere questo. Banalmente un anello, cioè è banalmente un anello con una, come si chiama, una linguetta, una sporgenza che faccia così praticamente. Hai la tua donuts, ok? Hai la tua metà della donuts, quella sotto. Metti il bostick, metti la prima rondella, metti il bostick, metti la seconda rondella, metti l'altro bostick, metti la terza rondella, metti un filino ancora di bostick, calzi sopra il tuo jig, che finisce esattamente largo qua, con un millimetro in meno di gioco, in modo tale che possa sporgere per darti l'incastro del coperchio, esattamente della sporgenza. Adesso ho fatto un millimetro più qualche tolleranza, e una volta fatto quel lavoro lì, clac, ci schiaffi sopra la donuts, che rimane perfettamente incastrata perché finisce proprio a registro lì, ok? Adesso qua si potrebbe anche aggiungere un altro pezzettino qua in diagonale, giusto per capire se serve qualcosa o rischia di sfuggire lì, però tanto di fatto il bostick va solo sulle rondelle, non va qua sui bordi. Non lo metterei qua sui bordi, tanto poi i bordi sono tenuti assieme semplicemente dallo friso della colla a caldo. Secondo me è una cosa banalissima così, non è che serviva a complicarla. L'unico mio dubbio è appunto se questo qua rischia di slittare, dato le tolleranze, e casomai si aggiunge qualcosa qua. Però è in pratica questo che tiene fermo il come si chiama? La donuts dallo scorrere. Ora ho provato a stampare il primo, 20 minuti è pronto, vediamo subito se funziona, però secondo me è questione proprio di tolleranze. Adesso io ho lasciato mezzo millimetro lì perché ho anche un Fuzzi da 0,3, perché il Fuzzi, come dicevo con uno di voi oggi sotto il post del portaproiette, quello che fa il Fuzzi è ti manda un po' a puttana tutte le tolleranze di incastro, per il semplice motivo che tu sì, gli dici 0,1, 0,1, 0,3, 0,4 quando deve fare il Fuzzi, però lui, come dicevo ieri, ragiona per vibrazione, quindi non è che rispetti proprio quella roba lì. Per cui adesso io lì ho lasciato 0,5, casomai lo si riduce un po' riducendo ancora il cerchio. Una volta che è incastrato e sotto, questo qua basta, è pronto, clac, lo si fa uscire ed è a posto. Io la vedo semplice la questione, aspettiamo che finisca di stampare questa roba qua, appena finito di stamparla, che poi ci mette tanto perché sta facendo solamente il leveling perché ho cambiato colore, e qui adesso rispondo anche a un'altra domanda, lo proviamo, se lo proviamo mettiamo assieme queste due donuts. Ed è ora di scegliere, anche se li farò più o meno tutti casuali, se dovessi andare in produzione, l'accoppiata colore pastella, colore colla caldo, cosa ci va sopra. Poi in realtà, riguardando il sito ieri per cercare di capire cosa avevo fatto, mi sono accorto in realtà che quando le ho fatte, ho fatto in realtà non tutte hanno, no, questo era un progetto, non tutte hanno su qualcosa, qualcuna su anche altra colla a caldo, tipo queste che erano venute molto bene, semplificava molto. Restituire invece questa roba qua lucida così, in quello da fare tutto in 3D grosso, è un pelino più complicato, però lì devo capire, perché lì entra in gioco la funzione, il fatto che sia per Maker World, e quindi capire quanta post-produzione o non post-produzione concedermi. La domanda che mi avete fatto ieri sull'impostazione della stampante. Uno di voi, se non sbaglio, si chiamava Luigi, ma scusa, mi sono dimenticato, mi chiede se tutte le volte che io mando in stampa gli faccio rieseguire il livellamento del piatto a ogni stampa, perché soprattutto sulla X1C vanno via una decina di minuti a stampa, 7 minuti a stampa in più. In realtà no, io lo faccio eseguire ogni volta che eseguo un cambio di colore. Ora in questa io precedentemente avevo stampato questo colore, e quindi adesso, siccome sto stampando il grigio, vado a fare anche il livellamento. Questa qua invece, che avevo già stampato prima l'etichetta grigia, alla seconda tornata di etichette non gli ho fatto il livellamento, che poi ho capito perché mi dava 9 ore, perché le prime etichette le ho stampate per sbaglio a qualità 0,08. Non ha senso. Aspettiamo che finisca e mettiamo assieme oggi.
Mentre poi abbiamo sempre Mirko di turno che mi dice: secondo me in legno erano meglio, anzi secondo me era meglio farle in legno perché vengono meglio. Sì, allora io le faccio tutte in legno. Poi quando costano 25-50 euro l'una, perché ci sono 8 ore di lavorazione, il legno massello, le compri tutte tu. Questo lavoro qua ha un pubblico di distrazione ben preciso, che non siete voi, che non è chi le compra per diletto. Vengono comprate per essere usate, quindi bisogna tenere il prezzo basso. Quello che stiamo facendo, se evidentemente non hai seguito, è uno studio di produzione per tenere basso questo. Io posso farlo alto, posso anche fare una colata in oro e venderlo modello Bulgari, ma non è questo il lavoro che sto facendo. Sto cercando di fare una roba che si possa produrre abbastanza velocemente, in maniera abbastanza ripetitiva, tenendo il prezzo basso, perché il pubblico di destinazione si aspetta un prezzo basso. Allora, come tutti i jig, quelli dell'assemblaggio della stampa 3D non fanno eccezione, vale la pena dedicargli tempo. E come avevo anticipato, probabilmente sarebbe stato un problema di tolleranze, perché l'idea funziona. Cioè, semplicemente questa. Questa va su, a quel punto abbiamo l'incavo e questa viene appoggiata dentro. Però bisogna vedere un attimo le tolleranze, perché vedete che balla, e soprattutto se lo metto al contrario, questo dentro qua ha un po', non so se riesco, ha un pelino di gioco. Possiamo ridurre questo gioco qua ulteriormente, sia per questa parte che per questa, perché comunque si muovono entrambi. Però l'idea funziona, cioè è un jig semplicissimo, anche perché una volta incollato questo lo sfili, lo lasci lì ad asciugare e vai avanti con quella dopo. Quindi non serviva a farla complicata. Dedico più tempo al jig, così poi l'assemblaggio lo faccio in un attimo. Quindi, oltre ad aver ridotto le tolleranze ulteriormente, ho anche cambiato la forma lì. Qua c'era uno spigolo lì in basso, ok? Prima era così, no, addio. Ma questa cosa qua che fa il command Z anche per le viste, dovrebbe farlo solo per gli elementi strutturali. Comunque c'era uno spigolo, ridotto la tolleranza, ridotta la tolleranza di quello sopra e poi andato a riempimento, se ce la fa, ecco, con quello lì. Praticamente così, così almeno adesso la ciambella dovrebbe essere proprio incastrata e castrata, ma consentimi lo stesso di sfilare il jig verso l'alto una volta che ho finito. Allora ragazzi, anche il secondo test ho sbagliato tolleranza al contrario, l'ho fatto troppo stretto il secondo jig, adesso sta stampando. Ieri e oggi due di voi mi hanno chiesto se faccio vedere che tipo di test faccio per settare filamenti diversi. Io ho fatto tutta una serie di storie quando è arrivata l'X1, sono sul canale YouTube. Vi do un resumé, giusto perché tanto sono in attesa ancora per 14 minuti. Però in realtà, ragazzi, è pieno di video su YouTube e soprattutto è tutto abbastanza autoesplicativo e a prova di idiota. Vi faccio vedere proprio al volo, come si fa un filamento non tra quelli presenti, ma non è che ci sia chissà quale scienza. Ovviamente io uso Orca Slicer, però di fatto bambù è uguale. Adesso questo qua è una pagina di Orca Slicer senza nessun tipo di documento, perché senza nessun tipo di file, anche perché non vi serve. Prima cosa, i filamenti. Indipendentemente da quello che avete qua, andate nella lista dei vostri filamenti con questo simbolino qua. Però ripeto ragazzi, io la faccio a spolvero, ma è veramente pieno internet di questa roba qua. E qui avete tutti i system filamenti che ci sono a sistema, quelli per cui esiste già un preset all'interno, ovviamente tutti quelli della bambù, più i generici, più altre marche. Se il filamento che dovete fare non rientra in nessuna di queste marche, avete i custom filament di fianco. Andate in custom filament, lasciate stare che questi qua sono quelli che ho fatto io, tipo la Sun non è presente, fate crea nuovo e qui potete scegliere una lista di vendor. Ce ne sono abbastanza che non sono le marche di quelli di cui esiste il preset, sono le marche che hanno inserito. E ovviamente vedete che o ne scegliete una di queste, oppure come nel caso di Sunlu, che non si capisce perché non è presente nonostante sia abbastanza famosa, fate non trovo la mia marca, poi io ce l'ho in inglese, voi magari ce l'avete in italiano, e questo diventa un campo di testo. Quindi qua potete scrivere il nome del filamento.
Mettete quindi il nome della marca del filamento, solo la marca. Il type invece potete scegliere tra tutti i type. Facciamo conto che stiamo facendo un PLA. Il serial non è importante ai fini di settaggio iniziale, è importante solo per capire voi che cazzo state andando a inserire, tipo wood, ok? Un filamento marca filament test, un PLA legno. Poi vi chiede in base a cosa volete fare il preset, perché dovete dargli qualcosa da cui partire. Io scelgo sempre il generico del corrispettivo, questo qua per esempio è un generico PLA, quindi scelgo generico PLA. E poi vi chiede per quali stampanti volete farlo. Allora, PS1, X1 a seconda degli ugelli, e andate a scegliere, non si vede di fianco un quadratino, però andate a scegliere quelle che volete fare. Qui un consiglio: in teoria bisognerebbe fare il preset per ogni singola stampante, in realtà io ho PE1S e X1, visto che sono completamente uguali, quello che cambia è l'ugello, per cui io in questo caso farò il preset e il relativo test sull'ugello 04, che è quello che ho montato. Non dirò che questo filamento qua che vado a creare vale anche per lo 02 e lo 08, perché non avrebbe alcun senso. Fatta questa fase qua, fate crea, e lui ha creato un preset base dalla base del PLA per un filamento di altra marca che avete indicato voi, del tipo che avete indicato voi. A questo punto ora inserite il filamento nella stampante, nella MS. Inserite il filamento nella MS e andate a dire, o attraverso Orca Slicer qua gli andate a dire quale filamento avete messo dentro, ok? Oppure andate a farlo sullo schermino. Vedete che è comparso filament test? Ok, a quel punto andate a dirgli ora che cos'è. Lo inserite in questa seconda fase. Al momento, quindi, adesso io non lo cambio perché non voglio cambiarlo, cosa avete? Avete un filamento di una marca non riconosciuta, di cui non esiste un preset all'interno di Orca Slicer, a cui avete attribuito un preset base, che dovete andare a personalizzare. Ora io vi faccio vedere come, ma non lo farò, perché non ho effettivamente dentro filamento. Vi spostate, metto dentro questo qua giusto perché sennò non capite la fase dopo. Quindi io al posto 6 del mio MS ho infilato dentro quello che ho chiamato filament test PLA, ok? Mi sposto sulla tabella tab e ho due tipi di settaggi, il flow dynamics e il flow rate. Partite sempre dal flow rate, ok? E c'è la possibilità di farlo manuale o autocalibration. Autocalibration ha delle limitazioni, perché siccome usa l'LiDAR è presente solamente sull'X1 e soprattutto funziona solo se il piatto è un piatto smooth oppure un piatto cool. Se è un piatto textured pay non funziona, perché il LiDAR va in confusione quando guarda il piatto che è zigrinato, e quindi le riflessioni gli fanno fare casino. Il mio consiglio è comunque quella di fare sempre la calibrazione manuale, perché voi siete i migliori giudici di questa cosa. A questo punto dovete selezionare il numero di diametro del nozzle che avete dentro, quindi 04, 06 in base a quelli che sono, il che tipo di piatto avete, e andate a selezionare, io qua ho 2 MS, la casella corrispondente di quello che dovete testare. Lasciate stare che qua si è resettato perché effettivamente non è cambiato, questo qua sarà il vostro personalizzato. Qui gli dite che metodo volete, io lascio sempre line, solamente che porto il secondo valore a 20. Quindi lui farà una serie, io adesso non posso purtroppo avviarlo perché la stampante è occupata, lui farà una serie di linee da 0 a 0,20 con step value da 0,05. E questo è il settaggio del dynamic flow, vi fa tutta una serie di righe. Quando ha finito avete il tasto next, che io non posso farvi vedere, e dopo vi dice di scegliere quale, guardando proprio di fatto il piatto, è la linea più definita che trovate, quella che è più uniforme in tutta la sua lunghezza. Di fianco vi stampa anche i valori, quindi scegliete la linea più uniforme, che non faccia così, non abbia ritrazione, non abbia niente, e in quel caso lì di fianco, quel numero che trovate di fianco, è il valore da imputare nella casella che vi compare. Imputate il valore, fate salva, e lui ha salvato nel preset del filamento il flow dynamics, e questo l'avete fatto. Dopo vi spostate sul secondo, l'ha salvato e siete a posto. Vi spostate sul flow rate, fate complete, se fate sempre la completa, non fate mai la fine, perché tanto la fine ve la propone dopo la completa e potete saltarla. Stessa cosa, diametro del nozzle e tipo di piatto che avete dentro, il colore che dovete testare,
o meglio il filamento, e poi fate calibrate. Lui stamperà una serie di rettangoli così, perché voi chiedete a me, però c'è sempre il wiki e basta andare a leggere tutte le pappardelle che ci sono. Quando ha finito di stampare sta roba, che ci mette una quarantina di minuti, andate a giudicare visivamente qual è il risultato migliore. Lui vi stampa sta roba qua, che sta roba qua la trovate nel wiki, perché chiedete a me ma c'è tutto, e cercate quello migliore, col risultato migliore a livello di smooth, qual è quello più stampato meglio, il livello più piatto che trovate. Non deve essere né sovraestruso né sottoestruso, che gli mancano dei pezzi, deve essere liscissimo. A quel punto prendete il valore della casella che vi sembra, che vi sembra risulti migliore, e lo imputate nella schermata che vi compare alla fine del test. Fatto questo test, dato che abbiamo fatto il completo, lui vi proporrà di fare il fine calibration. Il fine calibration produce una stampa uguale ma con spazi minori. Per esempio, abbiamo fatto il nostro test iniziale, quello di massima, abbiamo deciso che quello che ci viene meglio è il meno 15. Fate meno 15, scrivete meno 15, fate avanti. Lui vi propone il fine e il fine non farà più 20, 15, 50, ma farà 15, farà mi sembra 12, 13, 14, 16, 17, fa cambiamenti minori all'interno del settaggio. Stessa storia, finito quello, il valore lo salvate nella seconda schermata che vi compare. Ovviamente se nella prima fase di questo test qua del flow calibration avete selezionato 0, perché già 0 era perfetto così, come fra l'altro capita la maggior parte delle volte col PLA, non ha senso andare a fare la fine calibration, quindi potete dire skippa la fine calibration. Alla fine di tutto questo ciclo vi trovate all'interno del vostro elenco di filamenti, quelli custom, vi trovate il vostro filament test PLA, che è quello che noi adesso abbiamo fatto, tutto settato, e potete andare a cambiare, se vi trovate i due preset, quello per l'X1 e quello per la PS1, potete andare a cambiare le impostazioni manuali. Per esempio, la prima cosa che io cambio sempre è la ventola ausiliaria, almeno sul PLA, io la porto a 0. La ventola ausiliaria c'è solamente nell'X1 e nella P1S e non nella P1P. È la ventola che spara di taglio tangente al piatto. Però io ho notato che molto sul PLA dà parecchi problemi, perché raffredda troppo velocemente il pezzo che inizia a imbarcarsi. E avete il vostro filamento settato. Punto e basta. Il vantaggio cos'è? Avere un valore di K, un valore di flow rate settati vi permette di fare stampe molto più precise, soprattutto questo influisce tantissimo quando andate a lavorare sugli incasti e le tolleranze. Io adesso so che se ho una tolleranza da 0,05 in disegno, in stampa il pezzo si incasta, almeno in PLA, il pezzo una volta stampato si incastrerà diventando una cosa unica e non potendolo più separare appena romperlo, però non è la certezza matematica per quella calibrazione. Il valore di K che avete fatto vi viene restituito anche di fianco nel set dell'MS, sia qua che sullo schermino. E siete settati. Comunque ragazzi, è pieno di tutorial e video su YouTube su questa roba, ma soprattutto c'è il wiki ufficiale della Bambù, non di Orca, della Bambù, che direi che è non esplicativo, ma di più. Vediamo se adesso quello lì funziona o ho sbagliato ancora a fare il disegno. Ok, direi che adesso è perfetto. Come vedete l'ho fatto stondato qua, anziché quello che prima aveva il gradino. Questo si incastra perfettamente, ma permette lo stesso di sfilarsi, e questo va dentro esattamente in sede. Un po' di movimento deve averlo, perché io devo essere libero di poter comunque mettere la colla. Poi usando il Bostik questo qua non è che ballerà più di tanto. Se invece avessi voluto usare la Super Bond con l'attivatore, che devo andare a colpo sicuro, l'avrei fatto strettissimo. Viene fatto così e poi semplicemente viene sfilato. Posso assemblare ste donuts. Decidiamo il colore, vediamo un attimo il colore. Ne abbiamo una chiara e una scura. Siccome questo è un lavoro, ripeto, che è stato commissionato, o meglio richiesto, non proprio commissionato, perché non sappiamo né quanti ne dovremo fare né quanti effettivamente saranno interessati, però è stato fatto guardando le originali che sono quelle in legno, quindi un po' di varianti, un po' di costanti. Noi ne faremo, stiamo facendo una versione meno costosa e un po' più facile da realizzare, che però deve variare non più di tanto. Quindi io qua avevo fatto, qui ne avevo fatte di chiare e di scure, esattamente come adesso abbiamo i due colori. Un po' avevano una glassa con su
delle cose, bottoncini, robe varie, un po' avevano una glassa con su solamente fili di altra colla a caldo. Siccome questi due proto verranno effettivamente mostrati a chi è stato, si è dimostrato interessato nel comprare queste, così che possa vederle cosa effettivamente gli arriverà e non queste qua che ho fatto per mia madre, io replicherei la stessa cosa. Cioè, prenderei due di questi in funzione anche di quello che ho e vedrei di farle. Per esempio, ne facciamo una con sulla roba e una invece con, cioè una con solo colla calda e l'altra con sulla roba. Questa qua verde, per esempio, questa qua verde, se non sbaglio, era la scura. Quindi la scura la facciamo verde con le perline. Quella invece chiara la facciamo senza su niente, che potrebbe essere o azzurra oppure arancione un po' troppo simile. No, azzurra, facciamo questa azzurra, azzurra con i fili neri. Ok, direi che posso effettivamente mettermi a fare sto lavoro qua, sto assemblaggio, dopo circa 8 ore rispetto a quanto avrei dovuto. Anche perché io devo muovermi, perché lunedì arriva il nuovo pacco che deve arrivare. Devo finire, devo rifare e finire questa da mandare al panaio e soprattutto devo mettermi sulla roba di Zach Vann. La roba di Zach Vann ci sono due, sono tre cose che dobbiamo fare. Due sono 95% disegno, perché devono andare in castro, perché non c'è nessuna incognita e quindi vanno solo disegnate e stampate, ovviamente in ABS a questo giro. La terza invece è più complessa, perché non è una robina, è un altro protoprodotto che dobbiamo fare insieme, che facciamo insieme a Zen Van, che va capito come fare, perché ha tutta una serie di questioni da risolvere per far sì che questo poi possa diventare effettivamente un vero e proprio prodotto. Quindi diverso ancora dalle donuts, quindi diverso nel senso, diverso proprio per rete di vendita e senso. Le donuts saranno una tiratura limitata, questo virtualmente può essere venduto a chiunque sia interessato all'argomento di cui parla Zach Vann, quindi va studiato bene, quindi devo avere il tempo di mettermi a fare quella roba. E poi c'ho anche tutta la tonnellata di roba, quindi smazziamoci subito queste donuts qua, dai, due minuti le metto assieme tutte e due. Parliamo. Alla vista sono totalmente identiche alle originali, cioè la differenza è che questo non sia legno ma sia PLA, praticamente non è un discrimine, sono venute perfettamente uguali e identiche. Però noi non eravamo qua per vedere se venivano bene, eravamo qua per vedere il processo produttivo. Funzionare funziona tutto, non c'è problema di niente, però tutto ha grandi margini di miglioramento. In ordine sparso, come al solito, Polymax iTac è perfetto per tenere fermo il fondo della donuts con una rondella, la seconda rondella, la terza rondella e il tappo. È la colla perfetta, asciuga in un attimo, mi rende riposizionabile, è abbastanza densa e gommosa da permettermi di sistemare finemente il pezzo sopra. Mi sono accorto, contrariamente a quello che pensavo, che la colla devo metterla ovviamente anche tra le rondelle, però la tolleranza l'avevo fatta giusta, quindi Bostik Polymax iTac approvato in pieno. Lo metti, poggi la rondella, la riadatti, attacchi e vai su fino alla fine. Lui c'è. A livello di costi, adesso non so cosa costa un tubo di Polymax iTac Express, però con un tubo secondo me ne fai più di 200, quindi quasi quasi non incide sul prezzo, se vogliamo così dire. Poi sotto la stampa 3D perfetta, è venuta giustissima, quasi non si vedono più nessun tipo di giunzione, anche perché, come avevo anticipato, sarebbe venuta coperta da tutta la colla calda, per questo avevo alzato il livello della sezione, fatto il tappo finale, per cui quella c'è, i filamenti anche loro
questo colore danno la giusta varietà e sono perfette. A livello di costi, il filamento più chiaro della Sunlu mi sembra stia sui 18, quell'altro sta sui 38. Quindi questo qua bisogna fare un totalone e cercare di capire. I costi li sto elencando per me, poi ovviamente io farò tutto il solito Excel, no, perché non uso quella merda di Excel, però anche per te d'accordo. Però farò il mio specchietto con tutti i costi per capire il costo copia singolo e soprattutto il costo multiplo. Del costo multiplo vi parlo dopo. Andiamo avanti, quindi anche sotto c'è. Veniamo all'interno, rondelle. Le rondelle sono giustissime, 3 per ogni donuts. Il peso è giusto, facile da applicare anche perché io l'ho costruita attorno. Costi 0,42 centesimi l'una, ma a pacchi da 50. Da qui entra in gioco il costo multiplo di cui parliamo dopo. Veniamo al tasto dolente, per così dire. La parte sopra, la glassa, a livello la colla calda, a livello estetico. A livello estetico ineccepibile. Cioè, lucida, perfetta, liscia. Lavorazione un po' un problema. Uno di voi mi ha scritto prima che per lisciare la colla calda avrei potuto usare il soffiatore da saldatura. Io inizialmente gli ho risposto di no, che sarebbe anche sciolto il PLA sotto. Poi, mettendo su la colla a caldo, mi sono ricordato che nella lavorazione iniziale, e forse dovrei andarle a rivedere i miei video intanto, dopo aver messo su la colla a caldo per dargli questo effetto sciolto, proprio tipo glassa, perché la glassa è molto liquida, la versano sopra e quindi ricopre la donuts a seconda di quanto sia meno densa o più densa, fa questo effetto casuale che le rende anche tutte diverse, avevo usato il fondo a carrozzina. Allora, perché? Perché la colla a caldo non rimane bella sciolta, rimane sempre tutta comunque a vermetto, a forma di verme, quindi fa tutte le anse, che non va bene per lì, sarebbe un risultato scaccione. Dato che di test si trattava, ho usato anche in questo caso la colla a caldo, la pistola da carrozziera a 250 gradi soffiando sopra. Il PLA non si è né deformato né nulla di che, ed è tornato al suo stato, perché è vero che si deforma, ma non per così poco tempo, i 10 secondi che mi bastano a rendere liscia tutta la glassa sopra, e soprattutto vero è che si ammolla, ma se non lo si tocca, il tempo di riasciugare ritorna alla densità giusta e quindi non subisce alcun tipo di deformazione, anche perché pensate come è costruita la donuts, dentro è tutta impacchettata, quindi non può afflosciarsi su se stessa, perché ha le rondelle e sta colma. L'aspetto da migliorare cos'è? In termini di tempo di produzione, perché produrne 100, io adesso ci ho messo 20 minuti a farne una, è vero che ho fatto anche il reel, un quarto d'ora la seconda che non ho fatto ripresa a parte il timelapse, ma mettere sulla colla caldo con la pistola è un processo molto lento, perché bisogna aspettare che la parte di stecco di colla che arrivi a contatto con la punta si scaldi tutta. Ora io ho due idee per risolvere questo problema. Una l'avevamo già tentata nel modo sbagliato, secondo me, in quelle originali. Un'idea è quella di continuare così, però con una pistola più grande, quindi fare il doppio passaggio, mettere sulla colla la colla a caldo e poi spandere col phon. Con una pistola decisamente più performante, e se esistono magari anche dei cilindri, degli stecchi di colla colorata, però quelli dell'alto formato, quelli 20x11 e non questi qua da 7x11 cm piccolini. Anche perché ogni cambio colore è una menata, esattamente come la stampante 3D, bisogna fare lo spurgo. Qualcuno mi ha anche proposto di usare la pistola per la stampa 3D nei giorni scorsi, ma non ha l'effetto lucido che hanno queste, quindi non va bene. La seconda strada è quella di sciogliere la colla a caldo in un pentolino. L'altra volta abbiamo provato a bagnomaria con il fornelletto di Anna. Io però ho visto che in realtà la ceralacca, che di fatto è colla a caldo, almeno quella che vendono adesso, una volta no, quella che vendono adesso è di fatto colla a caldo, viene in realtà sciolta in un crogiolo piccolino e sotto c'è la fiamma libera. Io temevo semplicemente si bruciasse. Io ora ho provato in realtà a scioglierne un pezzo con la fiamma libera direttamente sopra, che non è la cosa da fare, ma volevo capire se si annerisse. In realtà si scioglie. Per cui forse la soluzione più giusta, ma lo proviamo in un altro test settimana prossima, ne ristampo un'altra e faccio un ultimo test su un'altra ancora, è sciogliere la colla a caldo in un piccolo crogiolo e così si fa tutto un colore tra pippi e le campane, qui divento pazzo, e si versa sopra tutto in un colpo solo,
così non c'è neanche poi bisogno di lisciarla, o al meglio la lisciatura non è la parte che porta via tempo, la parte che porta via tempo è il passaggio della pistola, perché esce un filo alla volta, poi arriva la parte fredda, devi aspettare, poi devi fare il cambio colore e continuare a usare la pistola solo per i decori fatti così. Scusate le campane, ma se interrompo il discorso non mi ci ritrovo più. Già ci mette Instagram del suo cassando le storie. Pigliamolo come un segno di successo. Che cazzo, poi sono le 4.44. Che senso ha alle 4.44? Costo della colla circa 14,100 stecchi. Per cui questo invece bisogna fare i conti. Sulla Itac avete detto che costa 16 euro il tubo, quindi in realtà niente. Quindi... il costo copia non è, il costo singolo non è altissimo, bisogna capire il costo multiplo. In realtà il costo multiplo, cos'è il costo multiplo? Il costo multiplo è perfetto l'esempio delle rondelle. Io compro un pacco da 50 rondelle e so che mi costano 42 euro l'una. Sì, cioè, ciao, sono morto, 42 euro l'una. 0,40 centesimi l'una. Sì, 0,40 centesimi l'una. Ok, ho finito le campane perché non sentivo neanche i miei pensieri. Spiegavo cos'è il costo multiplo, perché va considerato sia il costo singolo che il costo multiplo, e poi vi spiego perché in questo caso non si applica, ma facciamolo per amor di cronaca come studio di prodotto. Ho le rondelle, costano 0,42 centesimi l'una, però sono a pacchi da 50. Facciamo, giusto per fare l'esempio, che mi ci voglia una rondella a donuts. Io so che la singola rondella costa 0,42, però a pacchi da 50. Se io devo produrre 50 pezzi, ho un costo che devo ammortizzare producendo 50 pezzi e usando tutte le rondelle. Ma se io devo produrre 51 donuts, io arriverò ad avere, lasciate stare che le vendono singole, lasciate stare tutto, è solamente l'esempio per spiegare, arriverò ad avere un costo di due scatole, quando in realtà la seconda non la ammortizzo per il 99% perché uso una rondella sola e mi va a carico di tutta la prima scatola. In questo caso non si applica questa roba perché io deciderò io quante farne. Sostanzialmente mando le foto a Winemaker Mother, le manda sul gruppo delle sarte, ognuna dice più o meno quante ne vuole, e ognuna dice quante ne vuole, oddio, ognuna dice se è interessata e quante ne vuole. Facciamo un costo a spanne, ne produco un 5% in più e sono safe così. Poi tanto abbiamo deciso che le venderò attraverso il mio sito, perché è già tutto organizzato, anche la spedizione e la raccolta dei dati è più facile. E basta, quindi io so che 50 sono quelli interessati, ok? Ne produco 60, giusto per averne lì 60, tanto per, e poi le metto sul sito tutte 60. Quando saranno finite, sono finite, mi spiace, prodotto, tanto questo qua rientra tra i prodotti come il merda caga merda, che lo chiamiamo not for everyone. Ma quindi, alla fine di tutti i discorsi, qual è il prezzo della singola donuts? Allora, devo fare i conti bene, dettagliati, soprattutto con la colla a caldo, e devo fare anche l'ultima prova. Però io direi all'incirca quasi tra le 10 e le 12 euro la singola donuts, spedizione esclusa. Che la spedizione andrà a incidere in funzione del numero che uno ne compra, perché pesano 250 grammi l'una, quindi arrivare al chilo ne basta fare 4. Verranno vendute singole, perché preferisco vendere un prezzo un po' più basso, venderle singole piuttosto che fare pacchetti da 4, che poi uno ne vuole 6 e ne prende solo un pacchetto invece che 2, mentre con 6 magari le prende, anche perché si ammortizza il costo della spedizione. Varietà, ci saranno un tot di varietà tutte diverse, ovviamente sulla spedizione dovrò stare attento a non fare pacchetti di donuts dove ne compaiono due uguali, però quello lì sarà la bontà dell'impacchettamento. Non farò la confezione della, come l'ho fatta l'altra volta, delle donuts, perché non ha alcun senso, aumenta solamente i costi e basta. Io direi che adesso faccio le foto, le mando a Winemaker Mother, domani faccio l'ultima prova, perché devo passare, la faccio io, su un'altra donuts, quella di sciogliere la colla direttamente in un piccolo crogiolo, un pentolino. Penso che andrò alla Decathlon, prenderò una tazza di quelle da campeggio di metallo e un fornelletto di quelli a gas, sempre da campeggio, per facilitarmi le cose, la tazza di metallo, perché poi viene via facilmente la colla a caldo del colore diverso, e faccio l'ultima prova. Però se non altro a livello estetico ci siamo. Poi comunque saranno in vendita da settembre, perché devo avere il tempo di produrle. Secondo me, una volta avuto tutte le stampe fatte, in un giorno
se si velocizza quel processo, uno riesce a produrne 8 ore, una cinquantina. Una cinquantina si mettono assieme, forse anche qualcosa di più. Da settembre faremo questo genere di lavori qua su prodotti a numero limitato, lo vedrete spesso, perché colgo la palla al balzo di fare questo che mi è stato richiesto, perché voglio fare anche altri prodotti. Quindi se vi interessa tutta questa parte di studio di prodotto, la continuiamo, ma riprendiamo anche coi mobili, per i fan di quelli della segatura a tutti i costi. Io sono comunque soddisfatto, ragazzi, del risultato, anche perché con le lavorazioni così i tempi rispetto a quelli originali sono già ridotti di 2/3, perché la lavorazione del legno aveva portato via tantissimo tempo. C'era una piccola parte alla CNC e una grandissima parte di carteggiatura, finitura e stondatura, che adesso è tutta a carico della stampante, che può andare addirittura mentre io dormo, mentre io sono in bagno, mentre io sono fuori, se io andassi fuori, e quindi quella parte lì c'è. Devo velocizzare anche l'ultimo step. La dima è perfetta. Sento che ha finito una stampa. Sempre per rispondere a una domanda di uno di voi, questo è un modello che non penso di condividere su Maker World, ha troppa post-produzione, non dà interesse, cioè il pubblico di Maker World vuole prendere, neanche scaricare e mandare in stampa. Quindi non può avere tutta quella post-produzione lì. Si può fare su qualcosa che funziona in doppio senso, tipo la Donus Grande. La Donus Grande io ho intenzione di farne una versione scaricabile, tout court. Chi vuole una marcia in più farà la post-produzione come quella che farò io, che sarà probabilmente la colla a caldo, ma su un letto già di PLA che gli dà la forma o qualcosa. Ma quella lì non ha nel senso condividerla, anche perché è un utilizzo abbastanza specifico. Ok, può fare da fermacarte, va bene, può fare forse anche da fermaporta con sotto qualcosa, però il pubblico di Maker World non gli interessa, la metterei su solamente per flexare e non mi interessa flexare. Qui intanto ha finito queste, quindi ora posso benissimo stamparmi le etichette e andare a comporre tutte le etichette per quelle lì, così almeno so esattamente cosa sono. E poi magari mi studio anche qualcosina, dato che queste qua vanno staccate, che me le faccia stare esattamente qua dove deve farmele stare, anche se potrei semplicemente appoggiarle, così almeno è a posto. Allora, non so se faccio altre storie, perché comunque voglio mandare in stampa il sotto della Donuts, quella grande, e voglio iniziare la roba di Zach Van, la iniziamo lunedì insieme a tutto il resto. Settimana prossima facciamo la cosa Freud, sto ragionando per me, la cosa Freud, la roba, le prime, almeno le prime due di Zach Van le facciamo, capiamo questa roba qua delle Donuts, se non la capisco già io domani, anche perché settimana prossima ho anche degli ospiti, e dobbiamo tagliare al due cose di plexi, più fare una lavorazione del plexi, un tentativo di lavorazione di plexi con una fresa, per la Bart Epoxy. Quindi vediamo. Adesso voglio dare un'occhiata invece ai concorsi di Maker World, i tre concorsi con cui voglio partecipare. Non tanto per la vincita, ma quanto perché è agosto, quindi faccio solo quello che voglio fare io. Dai, se non ci vediamo, ci vediamo più tardi. Cioè, se non ci vediamo più tardi, ci vediamo domani.